progetti che parte appunto da un prodotto comune, il tè. Scooby Skin è un tessuto di cellulosa ottenuto da un processo fermentativo attuato da batteri e lieviti. Tutto è nato da un tè abbastanza noto, il tè kombucha, che praticamente viene fermentato da questo microambiente di batteri e lieviti, e abbiamo cambiato e studiato, sperimentato proprio diversi biofilm, quindi è come se avessimo un po' cambiato l'alimentazione di questi microorganismi e siamo riusciti ad ottenere questa tipologia di tessuto, che corrisponde praticamente alla cellulosa che viene ricavata dagli alberi, totalmente naturale. Può avere differenti applicazioni. Il più immediato è il fashion and design, appunto, perché da come possiamo vedere comunque è un tessuto che è molto simile a quello utilizzato per accessori o anche per arredamenti di interni. Si potrebbe poi pensare al biomedicale, infatti abbiamo attuato un protocollo di sterilizzazione di questo tessuto e quindi potrebbe essere utilizzato proprio come delle bende in caso ad esempio di ustioni o comunque per un lento rilascio. Tramite degli studi siamo riusciti a capire che potrebbe essere impiegato all'interno del campo della sensoristica, quindi proprio come se fosse un touchscreen. Una delle proprietà principali è che appunto questo tessuto è a zero impatto ambientale, sia nella produzione, perché appunto vengono utilizzate tutte sostanze che non sono chimiche e quindi non hanno impatto sull'ambiente, ma lo stesso tessuto risulta biodegradabile, quindi non ha alcun impatto sull'ambiente. Date le varie sperimentazioni che abbiamo fatto, siamo riusciti a impermeabilizzarlo. Un'altra sperimentazione sarebbe una sostituzione vera e propria del poliuretano, che appunto ha uno smaltimento molto difficile e quindi da un prodotto totalmente biologico si può ottenere un prodotto in imballaggio. E un'altra cosa bizzarra è questa sperimentazione che ha portato a questo tessuto, diciamo, era un nostro errore di impermeabilizzazione, che ci ha portato a un tessuto che è in grado di assorbire proprio l'olio, e quindi un'applicazione potrebbe essere quella appunto del mare, di metterla nelle acque che al giorno d'oggi sono molto inquinate, e quindi possiamo ripulire i nostri mari in questo modo.